Interrogatorio in carcere a Capanne, a Perugia, per i tre ragazzi accusati dell'omicidio di Filippo Limini, avvenuto nella notte di Ferragosto a Bastia Umbra. Nella casa circondariale è arrivata il GUP Natalia Giubilei a seguire il PM Paolo Britti. I tre, assistiti dai propri avvocati, hanno fornito versioni diverse davanti ai magistrati. C'è da capire se il pugno sferrato da Denis Iaderliu sia stato la causa della morte o piuttosto lo sia stato il passaggio dell'auto sul corpo della giovane vittima. Il legale di Denis, Daniela Pacoia, ha chiesto agli arresti domiciliari per il suo assistito, visto che secondo lei non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato. Io difendo il ragazzo che ha detto subito che gli ha dato un pugno al povero Filippo. Praticamente sembra che il povero Filippo abbia ricevuto un pugno da Denis e poi un calcio una volta caduto, però il calcio l'ha dato un'altra persona, un ragazzo che era presente alla rissa, un unico calcio così mentre stavano litigando, che il ragazzo faceva parte appunto, si erano presi a botte, a male parole, ecco. Questo è accaduto. Dal canto suo, l'avvocato di Brandon Coisqui, Delfo Berretti, con a fianco il suo collaboratore Aldo Poggioni, sostiene che il suo assistito non si sia affatto accorto che dietro la sua auto c'era il corpo steso del povero Limini. Sarà quindi l'autopsia fissata per giovedì a determinare le cause del decesso della giovane vittima. La decisione del GUP Natalia Giubilei è attesa nelle prossime ore. È piuttosto credibile perché lui ha subito una grande aggressione, cioè lui non ha mai partecipato, io parlo di Brandon, il ragazzo che difendiamo io e il collega Poggioni, lui si è sempre difeso, ha diviso in un primo momento e quando stavano in macchina gli è stata distrutta la macchina, lui ha messo la retromarcia e probabilmente, come pare anche dalle testimonianze, il corpo della vittima era già steso, quindi lui non poteva proprio vederlo, non ha sentito nulla perché c'è anche un cordolo lì, poteva aver pensato che era un cordolo e noi abbiamo chiesto quantomeno gli arresti domiciliari, insomma. Il lavoro congiunto tra la squadra volante, la sala operativa della Questura di Perugia, i vigili del fuoco e il 118 con il coordinamento della prefettura ha permesso di ritrovare un anziano che si era allontanato da casa nella periferia del capoluogo umbro ed è stato poi soccorso con un elicottero. L'allarme è stato dato al 113 nella notte da un parente dell'uomo risultato affetto da varie patologie. La squadra volante, diretta dalla dottoressa Monica Corneli, ha quindi controllato il territorio vicino alla sua abitazione e le zone di campagna, cercando anche di localizzare il telefono cellulare che però risultava spento. Finché alla sala operativa della questura un escursionista ha riferito di aver visto vagare per le fitte boscaglie della tomba del faggetto un anziano poi individuato da polizia e vigili del fuoco stesso a terra ma cosciente. Il personale del 118 lo ha quindi soccorso con l'elicottero. Sono 10, 9 in più rispetto a ieri, i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 1559 totali. Secondo i dati della regione salgono quindi da 90 a 99 i soggetti attualmente positivi, segnalato anche un nuovo guarito, 1380 e un dimesso dall'ospedale di Perugia. I ricoverati scendono quindi da 11 a 10, uno in terapia intensiva, sempre 80 le persone morte per il Covid in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1755 tamponi, 135.130 in totale. Maxi sequestro di beni per circa 8 milioni di euro durante un'operazione della Guardia di Finanza di Perugia in collaborazione con i militari del Comando Provinciale di Nuoro, che hanno sgominato un'associazione a delinquere che secondo le accuse ha commesso reati tributari e autoriciclaggio di denaro. Nei guai sono finiti un imprenditore abruzzese con interessi nell'Ogliastra e un avvocato sardo. Il sequestro preventivo riguarda tra l'altro 15 villette con piscina di un esclusivo resort dell'Ogliastra nella marina di Tertenia, nonché quote societarie, beni immobili, due auto di grossa cilindrate e disponibilità finanziarie. In tutto questo anche un professionista compiacente operante in Umbria. Si tratta dell'epilogo di oltre due anni di indagini svolte inizialmente sotto la direzione della Procura della Repubblica di Perugia. A seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto sulla sospensione delle attività di ballo nei locali e l'uso delle mascherine all'aperto, nonché della successiva ordinanza della Regione Umbria, che recepisce i contenuti dell'ordinanza ministeriale e stabilisce le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi da 400 a 3.000 euro, si è tenuto questa mattina in prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nell'incontro sono state valutate le misure concrete da attuare nel rispetto delle due ordinanze, tra cui una massiccia attività di informazione, data la delicatezza della fase attuale e l'opportunità di una nuova ordinanza da emettere da parte del Comune di Perugia che delimiti e individui sul territorio comunale gli spazi pubblici in cui si possono formare assembramenti e risulti quindi obbligatorio l'uso delle mascherine.
Nella nostra regione si sta raccogliendo sangue quanto si raccoglieva nel 2006. Il 16 agosto le scorte regionali sono scese per la prima volta quest'anno al di sotto delle soglie minime. Diminuzioni delle donazioni che si rileva in tutte le aree della regione, con particolare evidenza nella provincia di Terni, nell'Alta Valle Tiberina, nello Spoletino, ad Assisi, nella Media Valle del Tevere e del Perugino. L'Avis sollecita i propri soci donatori a recarsi a donare. A causa del mancato rispetto dei tempi di consegna da parte della tipografia aggiudicataria del servizio di stampa, i tesserini venatori 2020-2021 non sono ancora disponibili. Lo comunica l'assessore regionale alla caccia Roberto Morroni, il quale spiega che per consentire il corretto avvio della stagione venatoria e per ridurre al minimo qualsiasi disagio ai cacciatori umbri, si procederà all'invio di un tesserino provvisorio da utilizzare per i giorni di caccia nel mese di settembre. Non appena adottati gli atti necessari, spiega Morroni in una nota, sarà inoltrato il tesserino provvisorio alle associazioni venatorie. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Anticiclone in rimonta sull'Italia, si darà presto il cambio con gli ultimi disturbi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per mercoledì 19 agosto. Al mattino nubi a tratti compatte lungo le coste adriatiche di Romagna, Marche e Abruzzo con possibili rovesci. Al pomeriggio locale instabilità lungo i rilievi appenninici del centro-sud con qualche isolato temporale. In serata e in nottata il tempo si presenterà stabile e asciutto su tutti i settori con nubi in transito alternate a schiarite. Le temperature sono previste in generale diminuzione, massime in aumento sui settori tirrenici e in calo altrove. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.